ci sarà modo di conoscere appunto tutta una serie di giochi della tradizione, non solo della nostra, però, cioè, ci saranno poi anche altre regioni. Magari si scoprirà che qui gli stessi giochi si chiamano in modo diverso. Beh, soprattutto noi abbiamo scoperto con la Wisp che a Melze è il gioco d'Altovenia ed è un gioco che non conoscevamo. Questo arricchisce ulteriormente il bagaglio dei giochi tradizionali della Wisp, che ogni regione ha peculiarmente la sua disciplina. Pensiamo alle Marche, dove il tiro al formaggio è, diciamo, uno dei giochi principali, piuttosto che l'Emilia-Romagna con altri giochi oppure il Piemonte. Ecco, ogni tradizione è legata chiaramente ai luoghi e al paese da dove nasce, dove viene sviluppata e poi elaborata. Ci sono giochi di vario tipo e non dobbiamo pensare solo a quelli, diciamo, più che, come dire, per cui serve un'attivazione maggiore, no? Non solo per giovani, diciamo. Sì, diciamo ci sono giochi di vario tipo, giochi che sono trasversalmente accessibili a chiunque, quindi parliamo di giochi come la corsa coi sacchi piuttosto che il tiro alla fune, dove l'abilità è, diciamo, necessariamente legata a quello che è la forza fisica piuttosto che la capacità di stare in piedi dentro un sacco. Questo non richiede abilità sportive agonistiche particolari, ma richiede solamente la voglia e la passione di divertirsi, punto e basta, senza bisogno di essere necessariamente dei grandissimi atleti. Ecco, questo è, diciamo, l'importanza del gioco della tradizione. È una delle attività che trasversalmente raccogli dai più piccoli ai più anziani. Compatibilmente con ogni gioco ci sarà chi può aderirvi con maggiori risultati, ma il fine comune è quello del puro divertimento.